Bibbia sta scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, verso 38. Alleluia, gloria al Signore. Gesù Cristo disse: venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, perché io vi darò riposo, dice il Signore. L'unico che può darti la pace è il Signore Cristo. Questo mondo non può darci la pace. Ascolta cosa ti dice, ascolta. È un mondo malvagio, è un mondo in rovina. La società ha perso ogni valore, non ci sono più valori. Perfino coloro che dovrebbero dare l'esempio, i presidenti, i politici, quelli che tra virgolette guidano le nazioni, sono i peggiori peccatori. Amano il denaro, amano il potere. Alleluia. Sono loro che provocano le guerre per colpa della loro ribellione, del loro orgoglio. Perciò, cari, c'è bisogno di un cambiamento nel cuore dell'uomo. Alleluia. C'è bisogno di un cambiamento nel cuore degli esseri umani, perché è nel cuore degli uomini, delle donne senza Dio, che c'è il male. Nel cuore c'è il male. Alleluia. I cuori degli esseri umani sono diventati duri, peggio delle pietre. C'è l'egoismo, l'orgoglio, il materialismo, l'omicidio, l'adulterio, i vizi, le bestemmie. La gente non ha più misericordia, non hanno più timore di Dio, non hanno più voglia di leggere la parola di Dio che ci insegna il bene. La parola di Cristo ci insegna il bene. Alleluia. La parola di Cristo ci insegna l'amore. La parola di Cristo ci dà la pace. Ma oggi vediamo un mondo, una società corrotta che vive lontano dalla parola del Signore. Non vogliono ascoltare la parola del Signore. Camminano come ciechi verso la perdizione, camminano nel buio senza fede, senza speranza, senza Dio. Le persone senza Dio non sanno che se muoiono in quella condizione vanno alla rovina eterna. Se qualcuno muore senza la fede, va alla rovina eterna. Credi in Cristo. Chiedi perdono a Cristo dei tuoi peccati. Gloria a te. Chiedi perdono al Messia. Alleluia. Perché Gesù Cristo è venuto dal cielo a salvare i peccatori, a salvare l'umanità, a salvare le anime perse. Non rimanere nel buio della perdizione, della droga, dell'alcol, dell'adulterio, la fornicazione, la prostituzione, l'omosessualità. Non rimanere nella bestemmia, non rimanere nella ribellione. Avvicinati a Gesù Cristo e la tua vita sarà illuminata, la tua vita sarà salvata. Perché Gesù è morto alla croce. Alleluia. Anche per te è morto il Signore. Anche per te è morto. Anche per te è morto. Anche per te è morto. Per darti la redenzione. Per darti, alleluia, la salvezza. Gloria a te, Signore. Per darti la pace. Messaggio della parola di Dio, Gesù Cristo. Anche per te è morto il Figlio di Dio, per liberarti dal peccato, per liberarti dalle tenebre,
anche per te è morto il Gesù, il Gloria Signore dei Signori, per liberarti Gloria dall'inferno, per liberarti dalla condanna eterna. Anche per te è morto il Figlio di Dio ed è risuscitato, alleluia. Accostati a Gesù, avvicinati a Gesù, caro uomo, cara donna che ascolti, avvicinati alla parola del Signore. Non continuare in quella vita peccaminosa, non continuare in quella vita ribelle, in quella vita lontano dal Signore, non continuare nell'incredulità. Ravvediti dei tuoi peccati, pentiti dei tuoi peccati e riconosci che soltanto nel nome di Gesù Cristo c'è la salvezza, alleluia, 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 perché lui è morto, Gloria a te, Signore, su quel legno della croce per te e per me. E quando lui era sulla croce, lui diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che essi fanno, alleluia. Quando Gesù era crocifisso, a fianco a lui c'erano due ladroni, uno che lo ingiuriava, lo insultava, lo derideva e gli diceva: se tu sei il Figlio di Dio scendi dalla croce. E lo insultava, ma dall'altra parte, alleluia, c'era un altro ladrone che negli ultimi istanti si pentì e disse: Signore Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Quel ladrone che era lì, che stava morendo per i suoi delitti, perché i romani inchiodavano su un legno i malfattori, ma Gesù Cristo era innocente. Gesù Cristo non aveva commesso alcun delitto, alcun peccato. Lui era innocente, lui era puro, ma morì per noi su quella croce. Il Figlio di Dio, alleluia, si sacrificò per noi. Eravamo noi malvagi, eravamo noi colpevoli, alleluia, eravamo noi pieni di peccati, eravamo noi pieni di ingiustizia, ma il Figlio di Dio si sacrificò per noi. Eravamo noi che dovevamo morire condannati, ma il Figlio di Dio prese il nostro posto. Alleluia! L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lui divenne il sacrificio espiatorio, il sacrificio sostitutivo. Alleluia! Il sacrificio che ci dona a noi il perdono di Dio Padre. Alleluia! Ma tu devi credere, devi pentirti. Prima che sia tardi, prima che sia troppo tardi, devi pentirti dei tuoi peccati, dei tuoi delitti, dei tuoi adulteri, delle tue bestemmie. Devi pentirti della tua ubriachezza, della tua ribellione, della tua vita peccaminosa. Devi pentirti, alleluia, dell'idolatria, della falsità, della corruzione, degli omicidi, dei furti. Devi pentirti dell'incredulità, della malvagità, della prostituzione, dell'omosessualità. Devi pentirti, o popolo di Rimini. Oh, alleluia, questo mondo si deve pentire, perché i giudizi dell'Onnipotente verranno sulla terra. Sarà peggio del diluvio ai giorni di Noè, sarà peggio della distruzione di Sodoma e Gomorra quando l'Onnipotente mandò il fuoco dal cielo per distruggere quei popoli pieni di peccato.
Qualcuno potrebbe dire, ma dov'è l'amore di Dio se Dio ha mandato il diluvio? Ma vi voglio dire, Dio può dare la vita e Dio può togliere la vita quando Egli decide, perché Lui è il creatore, alleluia! Gloria al Signore! Ma il grande amore di Dio si è dimostrato quando Gesù moriva alla croce per noi. Gloria, ecco, a te, la dimostrazione, Signore, dell'amore di Dio, diceva, alleluia, l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, qua nel Nuovo Testamento. L'amore di Dio si è dimostrato in questo, quando Cristo moriva per noi. Lui prese la nostra condanna, Lui prese i nostri peccati, Lui prese le nostre iniquità, Lui prese su di sé le nostre maledizioni. Lui che era, alleluia, giusto, santo, innocente, perfetto, il re dei re, alleluia, il figlio di Dio, il grande pastore, morì per le pecore smarrite, per le pecore perdute. Il santo dei santi morì per noi peccatori, alleluia, alleluia. Il re dei re morì per noi che eravamo malvagi, ribelli, ladri, increduli, bestemmiatori, ubriaconi. Eravamo ribelli ai comandamenti di Dio. Forse tu che mi ascolti questa mattina, in questa città piena di trasgressione, di peccato, questa città piena di droga, piena, alleluia, di alcol, piena di perversione, piena di demoni, che la gente non capisce più niente, fanno peccati terribili alla luce del giorno e non c'è più vergogna. È, alleluia, un mondo immorale, santo sei Gesù. È un mondo corrotto, un mondo perverso, dove perfino l'omicidio è stato legalizzato dai governi. Gli aborti sono legalizzati, gli aborti sono omicidi di bambini. Perciò questo mondo, alleluia, deve pentirsi, deve ravvedersi, deve chiedere perdono all'Onnipotente. Alleluia, gloria a Gesù. Santo, santo. Alleluia, Cristo vive.